Per fortuna il turismo nelle zone del centro Italia colpito un anno fa dal sisma. Talvolta però la psicosi fa paura, incide anche in quelle zone dove il sisma non c'è stato, come Assisi. Ogni volta che si parlava di sisma in centro Italia, ad Assisi ricevevamo decine, centinaia di telefonate di disdette. La psicosi terremoto fa danni al turismo, anche nelle zone sane e salve. Assisi non ha avuto neppure un graffio dall'ultimo terremoto. Eppure le disdette dei turisti si sono fatte sentire. Non sono venute più le scuole. Si è sparsa questa paura attraverso i social. Turisti spariti per semplice psicosi. Succede in Umbria, ma anche in Abruzzo, Marche e Lazio. Quindi l'indotto commerciale soffre allo stesso modo del comparto ricettivo turistico. Ad Assisi soltanto alla Basilica di San Francesco i visitatori continuano ad aumentare. Sono molti i gruppi dei pellegrini che hanno prenotato. Da che città viene? Da Mantova. Da Ragusa. Da Brasile. From Denmark. Una ripresa lenta, significativa e importante. Psicosi, terremoto e paura passano, già stanno passando. Per il rilancio si organizzano concerti, festival dei cammini, gli incontri di pace, le iniziative spirituali o naturalistiche. Trekking, mountain bike, ipovie, tutto ciò che riguarda il rapporto tra l'individuo e l'ambiente. Venire in Umbria può aiutare anche quelle, la città di Norcia, la Valnerina, quelle città che invece oggi soffrono. Troverete tanta ospitalità, accoglienza e un grande, grande cuore umbro.